sicuramente anche a Firenze, e nelle ultime occasioni quando è toccato a te ti sei sempre fatto trovare pronto. Sì, beh, dovrebbe toccarmi, diciamo, Armero è squalificato, quindi dovrei avere un'altra possibilità. Mi sono fatto trovare pronto, ho lavorato bene fino adesso, quando sono stato chiamato in causa ho dimostrato quello che posso fare, quindi mi farò trovare pronto anche domenica. Ti chiedo ancora una cosa, saranno tante le assenze tra appunto squalifiche e infortuni. A Napoli avete fatto una gran partita proprio anche con le assenze davanti. A Firenze che cosa servirà per sopperire un po' tutte queste problematiche? Ma se il gruppo è unito, come abbiamo dimostrato fino adesso, possiamo cavarcela benissimo con qualsiasi squadra. L'abbiamo dimostrato a Napoli, l'abbiamo dimostrato in altre occasioni, quindi chi verrà chiamato in causa darà il suo contributo. Io credo che a Firenze la differenza la farà la voglia. Al di là della formazione rimaneggiata che l'Udinese sarà costretta a mandare in campo, la Fiorentina invece sarà quasi in formazione tipo, ma la differenza farà la fame di vittoria chi avrà più grinta. Hai ragione, lì chi avrà più voglia porterà a casa il risultato. Loro, diciamo, non hanno più niente da chiedere a questo campionato, noi siamo in corsa per un obiettivo importante e quindi la voglia farà sicuramente la differenza, la grinta su ogni pallone, dei piccoli dettagli che alla fine faranno poi la differenza, sì. Udinese deve pensare a se stessa, però sentite tipo il fiato sul collo della Roma, che insomma ha il calendario più piacevole tra le dirette concorrenti? Ma la Roma è 3 punti sotto, quindi un occhio è giusto darglielo, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la corsa su quelle che ci stanno davanti. Abbiamo un calendario un po' più difficile, dovremmo arrivare allo scontro diretto, diciamo, con la Lazio o con questi punti più magari davanti a loro, e poi giocartela lì. Quelle ultime due, diciamo, il Chievo è quasi salvo, il Milan speriamo che festeggerà qualche settimana prima e poi li vedremo. Il fatto che la Lazio giochi dopo di voi, quindi già conoscendo il vostro risultato, secondo te ormai il calcio italiano ci è abituato a questo, però è giusto, sbagliato, è un vantaggio oppure non conta nulla? No, secondo me non conta nulla, alla fine noi dobbiamo guardare noi stessi, portare a casa i 3 punti, se poi loro saranno altrettanto bravi, tanto di cappello, arriveremo poi alla partita di domenica prossima con la stessa classifica che abbiamo messo, però non cambia tanto. Felipe, inizio settimana ha dato un consiglio ad Udinese di tenere gli occhi puntati su Cerci, che è un giocatore che sta cercando un po' di riscatto in questo finale di stagione, Gilardino perché è uno sempre capace di fare gol. Secondo te sono loro forse gli elementi più forti o più in forma in questo momento dei Viola? Ah, sicuramente Bocerci, anche l'ultima partita ha fatto 2 gol, sarà un ottimo giocatore, sta cercando magari di dimostrare il suo valore, ma lì la differenza lo fa l'organico, non il singolo. Noi dovremmo essere più bravi di loro e, come abbiamo detto prima, la voglia che farà la differenza. Secondo te il passo falso con il Parma è dovuto proprio perché è mancata un po' questa voglia? Si può leggere anche così? No, noi abbiamo preparato la partita da inizio settimana come le solite, quindi abbiamo studiato tutti i piccoli dettagli, poi ci sono stati degli episodi che hanno un po' condizionato la partita, non abbiamo avuto magari la forza, a differenza di altre partite, per reagire. E lì ci è costato un po' caro, però ripartiamo da qui. Al di là di come finirà, che comunque sarà un successo, per come era cominciato il campionato, per le aspettative che tutti si facevano. L'anno scorso a quest'ora voi e la Lazio lottavate per la salvezza. Quali delle due squadre secondo te ha fatto il passo migliore? Ma secondo me tutte e due stiamo dimostrando degli ottimi valori. Due squadre che da quasi inizio campionato, che la Lazio ha iniziato prima di noi a lottare per un obiettivo più importante, noi ci abbiamo messo un po' di più per ingranare, però fino adesso abbiamo dimostrato di poter rimanere lì lassù e lottarcela con le più grandi. Volevo chiederti, psicologicamente avete sentito una differenza tra la sconfitta di Lecce e invece le sconfitte con Parma e Roma?
in cui le motivazioni sono state un po' diverse. No, diciamo di no, noi abbiamo preparato queste partite al meglio, poi ci sono stati piccoli episodi, comunque anche delle nostre disattenzioni che ci sono costate care, quindi noi dobbiamo pensare positivo, continuare a preparare le partite come abbiamo sempre fatto, studiarle nei piccoli particolari e cercare poi la domenica di metterle in campo e portare a casa i tre punti. Giovanni, una domanda, una riflessione sola sull'assenza di Inder, che insomma con la Roma si è notata, ha pesato parecchio. A Napoli mancava Sanchez di Natale, però l'avete surrogata molto bene questa assenza. Invece ti preoccupa l'assenza proprio del centrocampista svizzero, visto che la Fiorentina anche in mezzo al campo ha uomini di qualità. Ah, lui è un ottimo giocatore, lo sta dimostrando, anche con le richieste di mercato che ha fanno pensare, diciamo, un'assenza che può pesare, ma sicuramente chi lo sostituirà sarà all'altezza, darà magari qualcosina in più per dimostrare quello che magari non ha fatto fino adesso. Vai avanti. No. Punti di forza della Fiorentina, secondo te? Ma, diciamo l'organico, ha un buon attacco. Quest'anno la difesa, diciamo, non è stata proprio magari all'altezza come gli anni passati, un buon centrocampo, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, essere preparati in campo, belli compatti, uniti, e sicuramente il risultato può avere dalla nostra parte. Il nervosismo capita quando vedi qualcosa che va storto, quindi sicuramente molta concentrazione, il nervosismo muore alla fine, dai.